Salve, sono Stella Stollo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Blog News. Sono qui per raccontarvi un classico della letteratura francese, Bel-Ami di Maupassant, un romanzo scritto negli anni Ottanta del 1800, ma che è sorprendentemente attuale e ha ancora molto da dire. Dopo aver ricevuto dalla cassiera il resto della sua moneta da 100 soldi, Georges Duroy uscì dal ristorante. Con un bel portamento, dovuto alla natura e alla posa da ex sottufficiale, egli gonfiò il petto, arricciò i baffi con abituale gesto militaresco e lanciò sugli avventori attardati un rapido sguardo tutt'intorno. Uno di quegli sguardi da bel ragazzo che si dilatano come un giacchio in mare. Tutto al mondo è egoismo, egoismo per egoismo, meglio quello volto all'ambizione e al successo che quello volto alle donne e all'amore. Queste parole del protagonista, Georges Duroy, detto Bel-Ami, racchiudono il concetto di fondo a cui rimandano tutte le sue azioni e i suoi comportamenti. Il racconto, infatti, è innanzitutto la storia della straordinaria ascesa sociale di questo piccolo uomo, ma intendiamoci, piccolo davvero, nell'accezione più profonda della parola, un uomo che ha una dose di umanità minima, uno che non nutre rispetto per niente e per nessuno. E ama in maniera incondizionata solo se stesso. Di bell'aspetto, è consapevole del suo fascino e lo alimenta prendendosi cura dei baffi all'insù che tanto piacciono e profondendosi in galanti corteggiamenti con le donne in cui si imbatte, soprattutto con quelle che possono essere utili ai suoi scopi. E risulta tanto galante e amichevole da meritarsi l'appellativo di Bel-Ami. È convinto che l'amicizia e l'amore sono solo un sapiente inganno e quindi, egoismo per egoismo, come dice lui, meglio usare le relazioni, amichevoli o amorose che siano, come strumenti al servizio di una sete di successo che è veramente insaziabile e lo porterà a costruire una fortuna dal nulla, perché il nulla, in tutti i sensi, è il suo punto di partenza. All'inizio del romanzo, infatti, è solo, reduce dalla guerra combattuta in Algeria, è giunto a Parigi in cerca di fortuna. La prima volta lo incontriamo a passeggio per i boulevard, senza compagnia alcuna e con pochi spiccioli in tasca, ma già dopo qualche pagina capiamo di che pasta è fatto. Con magistrale abilità riesce a trasformare l'incontro fortuito con un suo vecchio compagno d'armi, Charles Forestier, ora caporedattore politico di un prestigioso quotidiano, in un'occasione per intraprendere la carriera giornalistica. E proprio da qui inizia il racconto di un uomo disposto a tutto pur di lasciare la squallida topaia in cui abita e di entrare in trionfo nei salotti buoni della società borghese. Lui sa per istinto come e quando muoversi, è senza scrupoli nel sedurre le compagne o le figlie di uomini che contano e nel farne un'arma per ottenere privilegi. In questo modo fa carriera nel giornale, anche se non sa scrivere. Al contrario, è un ignorante, è privo di idee e di capacità critiche. Eppure essendo disonesto, arrogante e anche un po' vigliacco, fa carriera anche nella società, tanto che alla fine si fregerà addirittura del titolo di barone. Ha successo con le donne, anche se non è capace di amare, non sa essere romantico né appassionato. È esperto solo nell'arte del manipolare. Ma non dobbiamo però pensare che Bel-Ami sia solo la storia di questo uomo. Nel romanzo in realtà c'è molto di più. Innanzitutto c'è un vivido affresco della società parigina di fine Ottocento, delle ipocrisie e degli intrighi nella politica e nel giornalismo, e anche dei tratti brutali di un capitalismo nascente. È chiaro che se un uomo mediocre e senza scrupoli come Bel-Ami riesce a elevarsi a tali livelli è solo perché è circondato da persone ancor peggiori di lui, persone che, per interesse o per convenienza, fingono di non accorgersi della sua meschinità e dei suoi giochetti e lo spingono fino agli alti vertici. Insomma, un tipo di società superficiale e un tipo di personaggi che circa un secolo e mezzo dopo, purtroppo, ci fanno considerare questo romanzo ancora attuale.
Il disincanto di Maupassant e il suo pessimismo quasi assoluto riguardo alla natura dell'animo umano è rafforzato anche dal rapporto con l'idea della morte che incombe, un tema tipico di tutta l'opera di Maupassant e molto presente anche in questo romanzo. Per me, ormai, vedo la morte così da vicino che sovente mi viene voglia di tendere il braccio per respingerla. La scopro dappertutto. Le bestioline schiacciate, le foglie che cadono, un pelo bianco nella barba di un amico, mi mettono la desolazione nel cuore e mi gridano: è là! Poche efficacissime righe per esprimere un concetto complesso come l'ossessione per la morte. Anche se Maupassant viene annoverato tra i romanzieri naturalisti, siamo ben lontani dalle minuziose e lunghissime descrizioni di Zola. Il suo stile sa essere secco e sintetico all'occorrenza, il ritmo incalzante come il tempo della vita. Del resto il nostro autore impara presto che non vivrà a lungo. A 27 anni gli viene diagnosticata la sifilide, la malattia del secolo, che nel suo stadio finale porta alla paralisi cerebrale. E lui, come reazione, sapendo di avere poco tempo a disposizione, cerca di vivere e di scrivere a una velocità doppia. La sua frenetica attività di scrittore si svolge in parallelo con una vita privata altrettanto frenetica, connotata da eccessi erotici, Bellamy c'est moi, diceva, tanto per intenderci, e anche da eccessi sportivi. È un grandissimo nuotatore e canottiere e non si risparmia. Quando scrive Bellamy nel 1885, è già tormentato da anni, a causa della malattia, da violente emicranie da cui riesce a sfuggire solo facendo uso di sostanze stupefacenti. Insomma, anticipa quel modello di artista tutto genio e sregolatezza che sarà tanto comune nei primi decenni del Novecento. Ma a proposito dell'anticipare i tempi, io penso a certi personaggi femminili del romanzo. Ce ne sono molte di donne, alcune vittime devastate dal suo fascino e ricordano certe figure femminili della letteratura ottocentesca, altre al contrario molto moderne e sue complici. Ma tra tutte, per me ne spicca una in particolare, è Madeleine, la moglie di Forestier. Forse la persona più intelligente che troviamo nel romanzo, abile, indipendente, incarna il potere femminile invisibile, la donna che resta all'ombra degli uomini ma li manovra come burattini. È colta, competente e capace. È lei che scrive gli articoli di Forestier prima e in seguito di Duroy, favorendone la carriera. Ecco, tra le immagini più vivide che ho in mente c'è proprio quella di Madeleine, seduta su una poltrona d'ufficio in una stanzetta le cui pareti sono interamente coperte di libri e avvolti in un accappatoio bianco, stende la mano mostrando il braccio nudo nella manica largamente aperta. Poi si alza, prende una sigaretta sul caminetto e la accende. Vi pare una signora dell'Ottocento? A me sinceramente pare che Maupassant con Madeleine abbia anticipato certi personaggi femminili raffinati anticonformisti della letteratura o del cinema del secolo a venire. E la grande potenza di questo romanzo sta proprio qui, è nelle sensazioni prevalentemente visive che si ricavano dalla sua lettura. Tutto merito di una scrittura formidabile che a volte sembra fatta di raffinate pennellate e ci regala visioni pittoriche simili a quelle suscitate dai quadri dei suoi amici impressionisti, soprattutto quando ci descrive il viaggio di Duroy in Normandia, che poi è la regione dove l'autore è nato. Ma sono anche e soprattutto visioni fotografiche. Sono quasi cartoline di Parigi, della Parigi splendente di mille luci dei locali alla moda, dei teatri e dei varietà, ma anche quella dei locali malfamati, degli ambienti sordidi e fumosi, con le pareti sudice e unte di grasso. È proprio la narrazione dell'autore che rende questo romanzo indimenticabile, personalmente me lo fa amare, perché al di là dell'intreccio della storia, che pure è costruito in maniera eccellente, è lo stile narrativo a catturarmi, uno stile introspettivo che non si distacca mai dai suoi personaggi, ma allo stesso tempo è molto fluido, agile, acuto nel descrivere ambienti e stati d'animo in tutta la loro complessità. Una scrittura splendida ed evocativa che ci induce a oltrepassare i fatti narrati e a immergerci in riflessioni molto più ampie. Maupassant è abile nel catturarci con le sue immagini, è talmente bravo che alla fine gli perdoniamo tutto. Gli perdoniamo di aver scavato così a fondo e senza pietà tra le pieghe dell'animo umano. Alla fine gli perdoniamo anche di aver reso memorabile un personaggio così meschino
come Bellamy. Ringrazio Radio Blog News per l'ospitalità. Un saluto da Stella Stollo a tutti gli ascoltatori.